abbiamo avuto questa, non so, merito, non so che cosa dirgli, di questa possibilità di aprirci di più, ogni volta di più, e già sapere che oggi la psicanalisi non è un signore che si sdraia su un lettino quattro volte alla settimana durante 20 anni, questo sono l'eccezione, non sono i casi più numerosi. La psicanalisi può essere nella mente delle persone, e queste persone con una mente psicanalitica possono lavorare in molti modi, con pazienti faccia a faccia, con gruppi, con famiglie, con coppie, con istituzioni, con gruppi come la multifamiliari, ma l'importante è avere una, un pensiero psicanalitico, non il fatto formale del setting classico. Il setting classico esiste, ma esiste come eccezione, non come regola, per tutti anche per noi, per il nostro lavoro. Non abbiamo tutti i pazienti che si traiano sul divano, no, alcuni, pochi, generi candidati o altre persone più che interessate a conoscersi più profondamente, o gente vicina alla professione psicanalitica, ma se non si può lavorare in molti modi. Cioè, Pichon Rivera diceva che il setting non è quello che si vede, il setting è dentro la mente dell'analista, lui porta il setting, è un atteggiamento, è una posizione di fronte alla situazione, non è la formalità. Freud già l'aveva detto, lui ha inventato questo metodo, perché è quello che ho potuto inventare, ma qualsiasi altro metodo che possa rispettare l'idea del transfer, l'idea dell'inconscio, l'idea della resistenza, 4-5 idee centrali, ha il diritto di chiamarsi psicanalisi. Freud, firmato Sigmund Freud. Allora lui prevedeva queste cose, entonces non possiamo rimanere chiusi, rinchiusi, no? Io l'ho visto un po' in Italia, perché conosco il movimento psicanalitico italiano, come la SPI negli ultimi anni ha cominciato a cambiare, si è aperto molto di più. Prima era molto chiusa, anni fa, quando noi già eravamo aperti, e loro si sono resi conto di questo, no? L'aprirsi non è una cosa rischiosa, non è pericolosa, non c'è nessun pericolo, il contrario, arricchisce la psicanalisi, perché la psicanalisi, come ogni scienza, non può rinchiudersi, deve avere contatto con le altre scienze, con le neuroscienze fondamentalmente, con le scienze sociali, con le scienze del comportamento, perché lo scambio arricchisce, non è negativo, arricchisce anche noi, a noi, con tutti i rappresentanti della cultura, dell'arte, della letteratura, del mondo culturale in generale, no? Credo che tutto questo sono elementi che ci aiutano anche a noi per cambiare, per pensare, per riflettere, e anche credo che questo è buono per loro, poter ascoltarci non nel nostro linguaggio esoterico, in un linguaggio che tutti possano capire. Quando uno vuole dire qualcosa e ha chiaro quello che vuole dire, lo si capisce. In genere quelli che parlano per non essere capiti è perché prima loro non capiscono bene. È una cosa troppo narcisista, diciamo così, no? Questo peccato lo hanno molti psicanalisti, questo è vero, il peccato. No? Ah sì, noi siamo come una... nella torre di... No. Credo che questo possiamo insegnare, no? Lo vediamo anche, per esempio, noi con le altre società latinoamericane, che tendono molto di più alla chiusura, non le brasiliane, che sono aperte, ma altri paesi latinoamericani ancora stanno nell'etapa di
chiusura supposta purezza della psicanalisi, no? Immaginaria, finalmente, che vuol dire purezza? No? Come se ci fosse una paura di scioglimento, di perdita, di perdersi nel nulla, no? No, perché abbiamo alcuni elementi comuni, tutti, che condividiamo. Se condividiamo questi elementi possiamo dire che siamo psicanalisti. Diversi atteggiamenti teorici, posizioni, eccetera. Credo che questo è quello che possiamo trasmettere, no?